Salve ragazzi, ho portato la famiglia oggi a Tiger Heights, che è un quartiere di italoamericani, diciamo con i soldi, che è famoso per le luminarie di Natale. E insomma, la prima volta che ci vieni vedi case come queste e dici vabbè dai, che sarà mai. Qua in realtà però ci stiamo avvicinando e tra un po' vedrete, infatti c'è un sacco di traffico, anche se siamo in una zona un po' dimenticata di Brooklyn. Tutta gente che viene a vedere queste luminarie. Ecco, ora vi faccio vedere, staccherò su quest'ultima casa e tu dici ammazza quante luci, ma in realtà non è niente rispetto a quello che poi vi mostrerò tra un po'. A dopo. Qui iniziamo ad entrare un po' nella zona più calda, non ci sono ancora le case con le mega luminarie, proprio per farvi capire qual è il contesto, insomma, man mano che uno si avvicina alla zona calda. Ecco, questo è un primo esempio, diciamo, di tipica casa di Tiger Heights. Va bene, ne serviranno altri. Ecco, ora ce n'è una notevole. Vabbè, sarà un po' difficile qua camminare perché c'è pieno di gente, ma provo a portarvi dentro. Qualche testa. Diciamo che in generale a me piacciono decorazioni più sobrie, ma qua diciamo, il tutto raggiunge un tale livello di quattaggine che diventa quasi bello. Un po' tipo Times Square. Vabbè, la cosa che non vi ho detto è che in realtà c'è una specie di competizione su queste luci tra proprietari ricchi di queste ville. E infatti, diciamo, associata ad ogni decorazione c'è poi il nome della ditta che le fa, cioè non sono le persone che abitano qua. Non so se c'è qualche appassionato dei supereroi. Ce n'è uno là sopra che è gigante. Grinch.